ferie ci sono in Inghilterra e come funzionano? Ne parliamo in questo video, ma prima di tutto, sigla! Dipendente ha un minimo di 20 giorni di ferie all'anno, chiamati annual leave, che possono aumentare a seconda delle aziende private, degli enti pubblici, dei settori dell'ospitalità e negozianti. A questi giorni di ferie vengono aggiunte le feste nazionali, chiamate bank holiday, che variano tra Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Chi lavora nel privato ha per esempio 25 giorni di ferie all'anno più i bank holiday. Una nostra amica che lavora nel pubblico ne ha 30 più bank holiday, ma conosciamo anche qualcuno un po' più sfigato che ne ha solo 20 più bank holiday. I 20 o più giorni di ferie si possono prendere in qualsiasi momento dell'anno. Non ci sono regole particolari. Nel privato gli uffici non chiudono quasi mai, ad eccezione del bank holiday ovviamente. Quindi si potrebbe lavorare benissimo tra Natale e Capodanno. Se invece sono chiusi, i giorni di chiusura vengono scalati dalle ferie. Agosto è un mese come altri. Come puoi ben immaginare, non si muore di caldo come in Italia. A Pasqua, giusto i giorni di bank holiday. Nel pubblico le cose sono un tantino diverse. Nel settore dell'educazione, enti pubblici eccetera, hanno normative e spesso chiudono per Natale e Capodanno, alcuni giorni di Pasqua e durante gli half terms, che sono mini vacanze durante i semestri delle scuole. Ma queste variano a seconda anche dell'ente pubblico. Per negozianti e ristoratori è tutta un'altra storia. I bank holiday sono giorni lavorativi come altri. L'unica eccezione ovviamente è il giorno di Natale. Chi lavora durante i bank holiday, per legge, deve essere pagato un giorno e mezzo oppure il doppio, dipende ovviamente dalla festività. Il dipendente non è obbligato a lavorare durante tutti i giorni festivi e quindi ci si organizza con il titolare su che bank holiday considerare come lavorativa. Ma quanti e quali sono i bank holiday in Inghilterra e Galles? In Inghilterra e Galles ci sono 8 giorni di bank holiday: New Year's Day, cioè il 1 gennaio, Good Friday, venerdì di Pasqua, Easter Monday, Pasquetta, Early Day Bank Holiday, che è il 1° lunedì di maggio, che non è il 1° di maggio, Spring Bank Holiday, l'ultimo lunedì di maggio, e poi Summer Bank Holiday, ossia l'ultimo lunedì di agosto. Poi ovviamente abbiamo il Christmas Day, quindi Natale, Boxing Day in Santo Stefano. Mentre per Scozia e Irlanda del Nord le bank holiday sono un tantino diverse. Ovviamente gli inglesi pignoli come sono non lasciano nulla a caso. Infatti i bank holiday non seguono un giorno specifico del calendario, ma fanno sempre in modo che la festività cada un giorno della settimana, il lunedì, per evitare che arrivi durante il weekend. Furbi, eh? Le uniche festività con giorno fisso sono Natale, Santo Stefano e il primo dell'anno. Ma loro che sono furbi, cosa fanno se uno di questi giorni cade durante il fine settimana? Lo recuperano. Ad esempio, se Natale cade di sabato e Santo Stefano di domenica, automaticamente lunedì e martedì successivi sono giorni di festa. E questa è una normativa nazionale. Ci sono anche altri giorni di ferie pagate. Non temere, stai tranquillo. Chiaramente dipende anche dal settore, ma in linea di massima i giorni riconosciuti sono i seguenti: per funerali di parenti stretti, ho sentito anche di aziende che pagano addirittura per la perdita di un animale caro, per matrimoni, per maternità, per paternità, per adozione, per visite mediche. Inoltre, e questa cosa è molto importante, quindi non dimenticarla, se per caso una persona si ammala durante le ferie, presentando un certificato medico si possono recuperare le ferie perdute e i giorni di malattia vengono registrati come tali. Comunque, se vuoi sapere tutto su ferie, bank holiday, diritti dei lavoratori o qualsiasi altra legge del Regno Unito, fai riferimento non solo al nostro blog ma anche al sito del governo inglese, che è la Bibbia delle Bibbie ed è anche facile da usare, diciamoci la verità. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace e lascia un commento. Iscriviti se non l'hai ancora fatto e ricordati di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!